AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, nuovo video per voi che state guardando da YouTube, audio per chi sta guardando da Spreaker, Spotify, Google Music, Apple Music, oggi un po' di cose. Ragazzi, siamo in diretta in un po' di social. Ragazzi, oggi finalmente bellissima giornata a Milano, secondo giorno di primavera, ma la primavera non è sbocciata solo ed esclusivamente a livello temporale, cioè quindi proprio come giorno dell'anno, ma è finalmente tornata anche la primavera nei cuori rossoneri, dopo una settimana post derby in cui una volta si chiamava Giuliacci quello che faceva le previsioni su su Italia 1. Una volta Giuliacci avrebbe detto: settimana con lievi rovesci nei cuori dei milanisti causa tempesta molto forte avvenuta nella domenica sera appena passata. Ragazzi, è stata... Mi porto ancora dietro le scorie, vi dico la verità. Fortunatamente, infatti qualcuno, no, nella live di giovedì ha detto: Lollo, secondo te è meglio che c'è questa pausa o no? E io, ragazzi, allora, da una parte era meglio giocare subito, tipo mercoledì, giocavamo pronti via subito un'altra partita del campionato e non ci pensavamo più. Invece dall'altra, il fatto che comunque passi un po' di tempo è un po'... secondo me può essere una cosa positiva. Allora, come avrete già intuito dal titolo, oggi parliamo di una cosa che sta tenendo banco nelle ultime ore, nell'ultimo giorno. Cioè parleremo del fatto che il Milan possa vendere sia il Disuso, quindi Suso, e anche vendere il Turco 10, detto anche il Fantasma Noglu. E dopo la sigla parliamo un attimo di cosa ne penso di questa cosa. Poi dobbiamo parlare dell'Italia che gioca stasera e di quale potrebbe essere il futuro, visto che un ragazzo che segue anche il canale, che segue anche i forum, ha fatto un bellissimo sondaggio che chiedeva l'Italia dove può arrivare. Speriamo di ricordarmi di dirvi questa cosa qua dopo la sigla. E poi parliamo anche di Elliot, che da qualche parte si legge i giornalai, scrivono che Elliot vuole vendere praticamente il Milan. Ragazzi, prima di andare avanti, ormai lo sapete, è diventato quasi un rito, specialmente adesso perché siamo nel secondo giorno di primavera. Ho detto secondo, ma non l'ho controllato. Vabbè, anche se fosse il primo, ragazzi, fa niente. Lo sapete che se io non sbaglio qualcosa durante tutti i video, non è un video di Lollo e i Milanisti Official. Pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. E 1, 2, 3, sigla! Home sweet home. Sapete cos'è, ragazzi? Ho appena visto su Netflix un film bellissimo che si chiama The Dirt, ed è praticamente la storia dei Motley Crue. Ragazzi, se non sapete chi sono i Motley Crue, vi do i compiti da fare a casa. Ragazzi, adesso quando avete finito di guardare questo video, andate a cercare Girls, 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 che è una canzone dei Motley Crue, e fatemi sapere se vi piace o meno. Allora, veniamo a noi. Allora, parliamo della cosa fondamentale di questo video. Si sta palesando l'idea, almeno i giornalai scrivono che si possa palesare l'idea nelle menti del nostro amministratore delegato Gazidis, ma soprattutto in Leo e Paolo, di vendere il Turco 10 e di vendere Suso per andare a acquistare degli altri giocatori. Ora vi volevo raccontare un aneddoto che adesso, con gli occhi di adesso, cioè se voi sentite adesso questa cosa che io sto per dire, con gli occhi di adesso del milanista di adesso, con le orecchie del milanista di adesso, sembra molto strano. In realtà voi dovete immaginarle quando quelli della mia età l'abbiamo pensata in quel momento lì. Vi parlo negli anni in cui stavano andando via tutti i senatori. Andava via Pippo Inzaghi, andava via Gennaro Rino Gattuso, andava via Clarence Seedorf, andava via Sandro Nesta, finiva la carriera Paolo Maldini. Insomma, tutti i nostri senatori che hanno mandato avanti la baracca per anni stavano abbandonando, andato via Sceva, insomma, quegli anni lì, no? A Sceva un po' prima, ovviamente. Però è un discorso globale che vale per tutti. In quegli anni lì, quando tutti i nostri senatori stavano andando via, io nella mia testa da tifoso del Milan pensavo... Pirla Lollo, pensavo... vanno via questi senatori, meno male, sono vecchi, andremo a prendere qualcuno di molto più forte, molto più giovane da mettere lì. E aspettate che, come sempre, mi suona il telefono. No, non è niente importante.
E quindi quando io pensavo queste cose, no, io dicevo, meno male che vanno via questi qua che sono vecchi, andiamo a prendere qualcuno di nuovo. In realtà io non ero conscio, ovviamente non potevo sapere prima quello che mi stava aspettando, perché quello che poi sarebbe arrivato dopo, cioè tecnicamente lo smantellamento della AC Milan da parte del nostro presidente Silvio Berlusconi, perché e lui è Adriano Galliani, perché di fatto è quello che hanno fatto. Loro hanno preso un Milan vincente e hanno completamente distrutto tutto ciò che era stato fatto. Una volta un mio amico, professore di economia, mi ha detto che come il Milan a livello di incremento dei guadagni, da essere il top club negli anni dell'ultima Champions e qualche anno prima, a praticamente rimanere uguale nei 10 anni, 12 anni successivi fino ad arrivare ad oggi, il mio amico insegnante di economia mi diceva dovrebbero insegnare all'università come la cosa che tu non devi fare. Cioè tu devi spiegare ai tuoi alunni, vedete cosa ha fatto Galliani e Berlusconi, ecco, questo è quello che voi non dovete mai fare se volete fare economia. Pensate dove siamo arrivati in quegli anni lì. Perché vi sono arrivato a dirvi questa cosa qua dei senatori? Perché io, come vi dicevo, io non sapendo chi poi sarebbe arrivato dopo questi senatori, io speravo che qualcuno andava via. Ora, mi pongo la stessa domanda con il fantasma Noglu e il disuso. Allora, facciamo un attimo un discorso per ognuno, un discorso separato. Parliamo del fantasma Noglu. Tra l'altro, fantasma Noglu che ieri ha fatto un Eurogol. Ragazzi, adesso magari se riesco, se lo trovo, no, non posso farlo perché sennò poi mi bloccano il video. Ha fatto un Eurogol ieri, andate a cercarlo, ha fatto un Eurogol ieri nella partita contro l'Albania. Sì, faccio la voce dei criticoni. Ma lollo, giocavo contro l'Albania. Sì, ma ragazzi, ha fatto un Eurogol. Ragazzi, il fantasma Noglu ha fatto un Eurogol da Turco 10. Cioè, quindi quel gol lì non lo fai se sei scarso, la famosa balistica, no? La famosa balistica di Çalhanoğlu. Tutti che ci hanno rotto le palle con sta balistica di Çalhanoğlu e la vediamo soltanto quando c'è Turchia-Albania e non la vediamo col Milan. Comunque, al di là di questo, io penso che Çalhanoğlu sia un giocatore che stia rendendo molto, 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 molto al di sotto di quelle che sono le sue potenzialità, perché sta anche giocando in una posizione che non è sua. Cioè, secondo me, ve l'ho detto l'altra volta, ragazzi, io ho perso la voce a dirvi questa cosa qua. Çalhanoğlu lì esterno di sinistra non può più giocare. Quindi, per quanto riguarda lui, il discorso del mandare via il fantasma Noglu, prima di mandarlo via, nonostante mi abbia ampiamente deluso, mi voglio riservare l'ultima possibilità di vederlo con eventualmente un altro allenatore o eventualmente vederlo in un'altra posizione di campo. Infatti, tra l'altro, prima o dopo vi parlo di Suso, ho letto oggi che probabilmente ci sarà la possibilità che il Milan alla prossima partita giochi con un 4-3, 1-2 o 2-1, penso più presumibilmente che sia un 2-1. Quindi 4-3 il fantasma Noglu messo a centrocampo, quindi potrebbe giocare Biglia centrale, Bakayokoso da una parte e il fantasma Noglu dall'altra. Quindi 4-3, i due davanti potrebbe essere Paquetá e un altro che stia dietro le punte, se no si potrebbe giocare anche con le due punte davanti, quindi giocare con il Cutro e il nostro Pem Pem Pem, che tra l'altro anche il nostro Pem 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 Piontek, giusto così per non perdere il vizio, l'ha picchiata dentro anche nella partita di ieri della Polonia contro non mi ricordo chi. E quindi ragazzi, finiamo il discorso Çalhanoğlu. Per quanto riguarda Çalhanoğlu, io prima di mandarlo via mi voglio riservare il diritto di vederlo in un'altra posizione di campo, magari già a partire dalla prossima partita di campionato. Ho appena fatto la doccia, ragazzi, c'ho dei capelli che sono scandalosi, ma fa niente, tanto siamo tra amici, siamo qua in famiglia, chi se ne frega. Invece, per quanto riguarda il discorso del disuso, allora ragazzi, il disuso mi fa veramente arrabbiare, perché vi faccio l'esempio che vi ho già fatto un'altra volta per farvi capire bene. È come quando io, no, perché a scuola andavo bene, ma come quando io sentivo i miei compagni che qualcuno diceva sì, è bravo ma non si applica. In questo caso Suso è come se non si stesse applicando. È come se non si stesse applicando. Cioè, quindi sta facendo una buona... Ha fatto una buonissima prima parte di campionato fino ad arrivare a novembre e poi praticamente è scoppiato. Noi ci possiamo permettere, vi rifaccio la domanda che vi ho fatto l'altra volta perché secondo me è lì il dato fondamentale e il nocciolo della questione. Noi ci possiamo permettere di avere in rosa nell'11 titolare un giocatore come Suso che gioca solo 4 mesi all'anno? La risposta è no. No, non è possibile. Noi dobbiamo avere dei giocatori arruolabili al massimo che siano a disposizione tutto l'anno.
per di più giocare con il disuso ci obbliga a giocare con una formazione, quindi potremmo giocare con i due dietro la punta, giocare con il disuso e giocare con Paquetà, era il disuso prima che non mi ricordavo chi stava dietro la punta, oppure giocare solo con Paquetà dietro le due punte, come vi dicevo, Piontek e il Cutro. Capite, ragazzi, che il gioco non vale la candela, si diceva una volta. Il gioco non vale la candela perché noi siamo obbligati a tenere in squadra un giocatore che ci obbliga a giocare con un 4-3-3 per avere due esterni larghi d'attacco, ma che di fatto gioca solo per 4 mesi all'anno. Quindi, chiudendo questo discorso qua, secondo me Suso dovrebbe essere di fronte ad un'offerta congrua. È giusto mandarlo via, invece per quanto riguarda il Turco 10, quindi il Fantasmanoglu, mi terrei ancora un attimo di prova. Allora, poi breve due parole sull'Italia. Come dicevo prima, una persona che segue il canale e che scrive anche sui forum ha fatto un bellissimo sondaggio, ha chiesto dove l'Italia può arrivare secondo voi nell'Europeo del 2020. Secondo me abbiamo una buonissima squadra. Stasera partiamo già con la prima partita di qualificazione. Secondo me abbiamo una buonissima squadra. Ci manca un puntero là davanti perché il Gallo Belotti ha un po', diciamo, un po' tradito quelle che erano le attese. Però c'è il ragazzo, quello lì, non mi ricordo come si chiama, quello di colore della Juve, Kin. Mi piace, quello lì è un bravo giocatore. Vediamo anche lui se rispetterà quelle che sono le promesse. Poi c'era qualcos'altro che vi volevo dire. Ah, di Elliot e chiudo, perché ragazzi oggi non voglio fare un video veloce. Voglio fare un video veloce, quindi adesso faccio in fretta. Pare che i giornalai abbiano scritto che Elliot abbia già trovato un venditore a cui vendere il Milan e stia già facendo, attraverso una banca che fa da advisor, il controllo dei conti per vendere le quote. Ora, ragazzi, io non lo so. Ragazzi, io non lo so, perché non sono Gazzidis, non sono Scaroni e non lo so. Però mi sembra abbastanza strano che una società come Elliot, che abbia come core business quello di andare a prendere una società, ristrutturarla, fare implementare quelli che sono i guadagni e aumentarne il valore intrinseco della società, decida di venderlo dopo così poco tempo. Diciamo che sarebbe abbastanza atipico, soprattutto perché, tra l'altro, vi butto lì tre cose prima di chiudere e vi dico: Elliot, Hyundai e car sponsor. Così, ragazzi, mettete voi Elliot Milan, Hyundai e car sponsor. Quattro cose, ragazzi. Mettete voi insieme queste cose, poi traete le vostre conclusioni e poi ne parliamo in un altro video. Niente, ragazzi, per quanto riguarda, poi c'era il discorso stadio, vabbè, quello lì poi ne parliamo magari un'altra volta, dai. Allora, bene, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, come sempre è stato un bel... Mi sono sfogato con voi che siete la mia famiglia di milanisti, sono molto felice. Questo sabato e domenica ce lo passiamo tranquilli, ragazzi. Per me i prossimi due mesi saranno da incubo, perché mi devo trasferire e mi nasce il bambino, quindi alla fine di questi due mesi diventerò papà, quindi sarà positivo. Invece nei due mesi precedenti devo andare a fare il trasloco, quindi sarà un bel... devo andare a comprare casa nuova e fare il trasloco, quindi sarà un bel casino. Farò i video mentre monto, ragazzi, fa niente, mi capirete, no? Siete la mia famiglia, quindi mi capirete. Mentre monto gli armadi sto lì a parlare con voi di Milan. Ciao ragazzi, un bacio, un abbraccio a tutti, forza Milan, vada via il Kiel Inter e siccome il primo o il secondo, non l'abbiamo ancora capito, giorno di primavera, fate l'amore con l'uomo, con la donna o con la persona che più amate o con la cosa che più amate. Ciao ragazzi, ciao, vada via il Kiel Inter, ciao!